Acciaio al femminile è una prima esperienza, non era mai successo che nel mondo siderurgico e nella filiera siderurgica ci fosse un progetto dedicato esclusivamente alle donne. In un mondo in cui si parla di diversity, di inclusion, parlare di imprese, di donne, di carriera al femminile anche in un settore quale quello siderurgico, che è sempre e tradizionalmente è stato così maschile, è davvero un primo passo. Siamo molto contenti come Siderweb nel 2021 abbiamo avviato questo progetto, direi innanzitutto questa rete, perché il primo obiettivo è quello di fare rete tra noi donne, professioniste, manager e imprenditrici di questo mondo, dove appunto la prima generazione di donne si sta in qualche modo affacciando e sta facendo la differenza. Il secondo obiettivo è quello di aprirci anche verso il mondo delle scuole, dell'educazione, delle nuove generazioni, per raccontare di come è possibile intraprendere percorsi anche non scontati, controcorrente, in direzione ostinata e contraria, per citare De André, andando proprio a costruire dei nostri cammini professionali originali, unici, dove non esistono lavori per maschi e femmine, ma esiste la competenza. Terzo obiettivo è quello di provare a cambiare le regole di un mondo del lavoro dove le regole finora sono state scritte dagli uomini e per gli uomini, come diceva Elvina Finzi, e così l'obiettivo è proprio quello di condividere nuove prassi di welfare, di equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, un equilibrio che appunto è ancora e molto in capo a noi. Finora negli incontri proposti in questi eventi appunto di Acciaio al Femminile abbiamo ascoltato anche voci esterne al nostro mondo, a partire da Claudia Parzani, Cristina Scocchia, la scienziata Amalia Ercoli Finzi, Riccarda Zezza, ma anche Cristiana Scelza, presidente di Valore D. Con loro ci siamo confrontate, si sono aperte in questi incontri anche molto informali, molto aperti, e da loro abbiamo ricevuto degli strumenti in più per il nostro bagaglio professionale, lavorativo, ma in primis direi umano. Un progetto in cui crediamo molto, quindi se qualcuna di voi fosse interessata a partecipare, siamo assolutamente a disposizione anche per darvi ulteriori dettagli, ed è un progetto su cui sicuramente Siderweb anche nei prossimi anni continuerà a credere, perché il mondo femminile, il mondo STEM, il mondo delle carriere al femminile è sicuramente la nostra priorità. Grazie.